Ciao a tutti, iniziamo tra 2 minuti. Mi senti? Mi senti? Mi vedi? Di ciao nella chat. Iniziamo tra 2 minuti. Prepara le domande, se ne hai. Presentati nella chat. Mi presento anch'io. Ciao. Mi chiamo Stefano. Sono italiano. Presentati anche tu. Iniziamo tra 1 minuto. Questa chat è tutta in italiano. In italiano lento e semplice. Comunque puoi scrivere in inglese o altre lingue, però io parlo solo in italiano. Sono bello. Saluta, saluta nella chat. Voglio sapere chi sei, come ti chiami, di dove sei e perché studi italiano. Bene, è venuta l'ora. Inizia la diretta. Ciao, io mi chiamo Stefano, sono italiano, sono un insegnante di italiano. Oggi parlerò solo italiano con te e gli altri che sono online. Parliamo di me, di te e degli altri. Per questo voglio sapere. Come ti chiami? Come ti chiami? Scrivi nella chat. Voglio sapere chi sono i miei amici su YouTube. Ho intenzione di iniziare queste dirette su YouTube per tenersi in contatto. E sul mio sito ci sono molte lezioni di italiano, qui c'è Elena, Elena Cipurca. Ciao, dall'Ucraina. Ciao Elena. E poi c'è Raffaella. Ah, ciao Raffaella. Conosco questi nomi. Da quanto tempo studi italiano? Haiti, oh, esotico, Ucraina e Haiti. Da quanto tempo studi italiano? Dove sono? Sono ancora in Giappone, sì, non per molto, ma sono ancora in Giappone. Precisamente a Yokohama, e questa è Yokohama. Non è l'Italia, si vede. Ora sono in Giappone. Rosanna, ciao Rosanna, dagli Stati Uniti, è americana. Rosanne ha studiato per 7 mesi. Bene. Con cosa studi, Rosanne? Sono curioso. Libri, un corso audio, una app.
Poi c'è Minh Ngoc del Vietnam. Ciao, Minh Ngoc. Sono stato in Vietnam 2 volte, 3 mesi ogni volta, in totale 6 mesi. Sono stato bene, mi è piaciuto. Le ragazze sono molto carine. Rosanne, studia con il mio sito Think in Italia. Brava, grazie. È un insegnante privato. Sì, fai bene a fare un po' da sola e un po' con una persona, un insegnante, comunque, perché è importante parlare. Elena si ricorda la mia ultima diretta su YouTube che ho fatto molto tempo fa, era agosto dell'anno scorso, e mi chiede se c'è il pappagallo. Un pappagallo è un uccello che è piccolo, esotico, tropicale, che parla. C'era un pappagallo, sì, mi stava sulla spalla, qua parlava. È vero, Ciro è molto carino e parla, sì, parla, non capisce, ma parla. No, non sono, tu ricordi bene, quella volta, anche quella volta, ero a Yokohama, in questa città, nella stessa città, ma sono in un altro, in un'altra casa. Qui non ci sono uccelli. Ma ci sono 3 gatti in questa casa, non miei, sono della padrona di casa. Ma ci sono 3 gatti, belli, buoni, soltanto no, non ci sono ora. Te li mostrerei, ma sono, non so dove sono, dormono, credo. Ci sono 3 gatti e un gatto ha 24 anni. 24, non 14. Un gatto ha 1 anno, un gatto ha, non mi ricordo, 5 anni. E un gatto ha 24 anni. È molto vecchio. Anche i gatti sono belli, sì. Gatto è il mio animale preferito. Qual è il tuo animale preferito? Esistono 2 risposte. Il gatto, quella giusta, e poi gli altri. Il mio animale preferito è il gatto. Ma anche gli uccelli. Anche gli uccelli. Una volta ho trovato un uccellino piccolo, piccolo. C'era un gatto che lo voleva prendere per la strada. Allora io ho spostato il gatto, ho preso l'uccellino e l'ho tenuto un po'. Gli ho insegnato, sono insegnante, gli ho insegnato a volare. Lo tenevo, facevo così, poi ha imparato. È stato bello. Però uccelli e gatti sono nemici, non sono amici. Quindi quando avevo l'uccello, i gatti erano nemici, erano cattivi. Kelly, 3 gatti e un uccello. Qui no, non c'è l'uccello, ci sono solo 3 gatti. In un'altra casa c'era un gatto e un uccello. Raffaella ha una sorellina che ama i gatti. Tutti amano i gatti. No, non tutti, quasi tutti. A qualcuno non piacciono. Non so perché. Comunque, a me piacciono tutti, quasi tutti, gli animali. O comunque li rispetto. Rispetto gli animali. Infatti, non li mangio. Sono vegetariano da
Molto tempo, dal 2013, quindi da 9 anni. Sono vegetariano da 9 anni. Quindi posso dire che mi piacciono tutti gli animali. E sto bene. Poi ci sono animali che non mi piacciono, tipo i parassiti, i serpenti, non li uccido, insomma, li tengo lontano. A Elena piacciono tutti gli animali, soprattutto i cani. Onestamente, a me non piacciono molto i cani, ma se non, perché i cani puzzano, hanno un cattivo odore, però se li lavi va bene. E se non mordono, mordere è questo. Se i cani non mordono, va bene, non ho problemi. Ho appena fatto colazione, ma poco. E ora ho fame. Tu fai colazione? Dimmi cosa hai fatto per colazione oggi. Cosa hai mangiato a colazione? Io ho mangiato solo una mela. Volevo mangiare anche un mandarino, ma non ho avuto tempo. Mi sono svegliato un po' tardi. E ho avuto tempo di mangiare solo una mela. Il mandarino lo mangio dopo la diretta. Ho un annuncio se hai domande, scrivi. Se hai domande, scrivi. Intanto ti do un annuncio. Sto migliorando. Kelly ha mangiato un toast con burro di arachidi e banana. Ricordiamo che Kelly è... Di dove sei, Kelly? Non l'hai scritto. Però burro d'arachidi è tipico degli Stati Uniti. Secondo me sei americana. Per esempio, in Italia nessuno mangia burro di arachidi, si vede solo nei film americani. Rosanna ha mangiato yogurt e frutta. Anch'io mangio spesso frutta. Lo yogurt mi piace, ma provo a non mangiare cose animali. Quindi non lo mangio di solito. Kelly, ho indovinato, ho ragione. Se mangi burro di arachidi, sei americana. È caffè. Elena mi chiede a che ora mi sveglio. Sì, ora sono le 9 di mattina in Giappone. Mi sono svegliato alle 8:30. Per questa diretta YouTube e prima e di solito mi sveglio verso le 9. Sì. Di solito non mi sveglio con la sveglia, l'allarme, puoi chiamarlo. No, non lo uso. Mi sveglio naturalmente perché non ho appuntamenti. Non ho orari fissi, non devo essere al lavoro a una certa ora, sono libero. Rosanne chiede a Kelly dove abita. Kelly è di Chicago. Raffaella ha mangiato pasta con i funghi. Gnam.
Anch'io ho dei funghi in frigo, oggi li cucino, li metto sulla pasta. Rosanna di New York. Bene. Ah, dicevo, ho un annuncio riguardo al mio sito. Qui siete tutti, qui conoscete tutti il mio sito, vero? Ci sono studenti miei che usano le mie lezioni sul sito? Credo di sì, molti nomi li conosco. Comunque sto rifacendo il sito internet, sto facendo un restyling, un redesign. E presto sarà pubblico e ho bisogno di feedback. Ho bisogno di, in italiano non si dice feedback, ho bisogno di un parere, di un'opinione. Se vedi qualcosa che ti piace, che non ti piace, hai richieste o suggerimenti, scrivimi, manda un'email o manda un messaggio dal sito. Io leggo tutto. E in base ai tuoi suggerimenti, io cambio subito quello che vuoi. Raffaella è di Haiti, ma abita in Francia. Ah, per studiare. Cosa studi, Raffaella? Ora sono curioso. Cosa studi in Francia, Raffaella? Elena non ha ancora mangiato niente. Elena abita a Shanghai. Abita a Shanghai. Oh, sono le 8 di mattina. È vero, ora festeggiano il Capodanno cinese, o il Capodanno lunare, insomma. Non c'è il copyright cinese, però. Capodanno lunare. E si è svegliata presto. Oh, solo per me. Che carina. Anch'io sono stato in Cina 2 o 3 volte, in totale circa 6 mesi, un po' più di 6 mesi. Sono stato anche a Shanghai, ma non mi è piaciuto. Mi dispiace. Raffaella studia economia e gestione. Ah. Anch'io ho studiato gestione. Gestione d'impresa, si dice. Management, gestione d'impresa. Anch'io ho studiato, ho fatto un MBA. Incredibile. Ma molto tempo fa ho fatto un MBA in una business school. E ho studiato gestione d'impresa. Elena, io sono stato a Shanghai durante l'anno nuovo cinese. Che cosa significa gestione? In italiano si dice gestione d'impresa, vuol dire management, quello che fai alla Harvard Business School. Studi come gestire, organizzare un'azienda, un'attività. Io sono stato a Shanghai durante l'anno nuovo cinese, lunare. E già normalmente l'aria è inquinata, sporca, tossica. E durante l'anno nuovo cinese era ancora peggio perché tutti fanno esplodere i fuochi d'artificio, quelli che fanno pa, 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 pa. In italiano si chiamano, non so se si chiamano, però io li chiamo così, si chiamano i trick track, perché fanno trick track, trick track, fanno i trick track.
fanno molto fumo, 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 che non si vede niente. Così l'aria è ancora peggio, ancora più tossica. Raffaella vorrebbe fare un MBA. Oh, è stato interessante perché impari molte cose diverse. Non è solo economia o solo, non lo so, tecnologia. Io l'ho scelto perché molto tempo fa la mia prospettiva di vita era lavorare in un'azienda, come doveva essere normale, tipico, no? I genitori ci dicono studia, poi lavora. E allora ho fatto ingegneria e gestione di impresa. Ma poi io ho scoperto, ho capito che non mi interessava. Così non ho mai lavorato in un'azienda. Un'azienda è una società, una compagnia. Ho sempre lavorato da solo. Ma comunque è utile. Impari cose molto pratiche. Le puoi usare in un'azienda, le puoi usare da solo. Comunque molte cose, dipende da cosa vuoi fare, ma molte cose puoi anche non impararle. Ci sono cose più utili, meno utili. Ora che puoi imparare tutto online, soprattutto in queste materie molto applicate, pratiche, puoi imparare tutto online, anche fuori dall'università. Ci sono corsi privati con molto materiale di qualità. Io avevo fatto molto tempo fa. Si chiama Fizzle. Te lo cerco, guarda. Era Fizzle? Non mi ricordo. C'è un sito di cui sono stato membro per un po' di tempo. Sì, è questo. Che ti insegna un po' a come se a come gestire, come iniziare un'attività. Io l'ho seguito per un mese, ho imparato tante cose. Perché con internet puoi imparare quasi tutto senza andare all'università. Poi se ti interessa, vabbè, il pezzo di carta, la laurea, il diploma, il certificato, l'università è meglio. Ma per molte cose puoi impararle senza l'università. C'è qualcosa che vorresti imparare? Ora, se avessi il tempo o i soldi o la possibilità, c'è qualcosa che ti piacerebbe imparare? Può essere una lingua, può essere un hobby, una professione. Sono curioso. Se c'è qualcosa che ti piacerebbe imparare, scrivilo nella chat. Vorrei sapere che interessi hai.
Ci sono che molte cose che puoi imparare online, sì. Ci sono corsi online di qualunque cosa. Se sei motivato, puoi imparare tutto quasi online. Anche i corsi dell'università, le università più prestigiose, l'MIT, Harvard, molti mettono anche i video delle lezioni online gratis. C'è qualcosa che ti piacerebbe imparare? Io una cosa che non so mai se devo smettere, no, non farlo più, o imparare seriamente. Una è giocare a scacchi. Capisci scacchi? Probabilmente no. Kelly impara l'italiano online, ci sono molte risorse, sì. Anche troppe, soprattutto perché molte risorse si concentrano sulle stesse cose di solito, grammatica, traduzione, leggere, ma poche ti fanno parlare. Dicevo che mi piacerebbe studiare. La domanda è perché studi italiano? Va bene, puoi rispondere. Sull'italiano, va bene. Io dicevo in generale, per esempio, a me piacerebbe imparare seriamente a giocare a scacchi. Scacchi è un gioco da tavolo con 8 colonne, 8 righe. Fila, tu fila. E poi muovi i pezzi, c'è il bianco contro il nero, e muovi i pezzi, c'è un pezzo che si muove così, uno così, c'è il re, c'è il cavallo, quelli sono gli scacchi e mi piacerebbe imparare. Ho preso qualche lezione, ma non ho fatto progressi. Il mio rating è così. Fluttua. Non faccio progressi. Rosanna, sì, puoi rispondere perché studi italiano online, va bene? O altre cose. Se hai altri interessi. Io, per esempio, gioco a scacchi. Molto, però non faccio progressi. Quindi o faccio lezione e imparo seriamente, se no è meglio smettere perché non è divertente. Raffaella impara molto l'italiano online e ti piace, ti piacerebbe imparare a suonare il violino. Io ho suonato il violino per un anno, un po' meno di un anno. Non ero bravo. Sembravo un gatto in calore, un gatto che cerca una gatta femmina. Per un gatto che vuole sesso. Il mio violino suonava così. Rosanna studia online perché è molto comodo. Tu vuoi dire molto comodo, sì. Conveniente è un false friend. È molto comodo. Vai in Italia? No, bene. Dove vai? Dove vai in Italia? Suonavo il violino e il pianoforte per un anno, ma per hobby, insomma, non ero bravo. E poi ho iniziato a cantare l'opera.
E l'ho fatto per lavoro qualche anno. Quindi ho smesso piano e violino, ho fatto solo canto, solo opera. Rosanna va a Firenze, Roma e Napoli. Turisti vanno tutti nelle grandi città, ma la parte più bella dell'Italia sono i paesi piccoli, medi, città medie e piccole. Non solo le solite, Milano, Firenze, Roma, Napoli, tutti vanno lì. Ci sono tante belle città piccole. Che il cantavo molto tempo fa. Ho cantato come solista, come tenore in Giappone. Per lo più in Giappone cantavo a concerti, eventi. Anche in Cina sono andato a insegnare. Sono andato a insegnare italiano e canto. Ma è molto tempo fa, ora non canto più. Sono stanco. Prende molto tempo fare pratica e non si fanno soldi. È bello, ma insomma. Basta. Canto per le ragazze. Se vogliono, canto per le ragazze. Rosanna vorrebbe andare in Puglia. Bella la Puglia, il mare. Bello. Ah, il nonno di Rosanna è nato in Puglia. Bello. Puoi andare a parlare con i tuoi parenti. Bello. La mia famiglia è tutta in un paese, in Toscana. Si chiama Carrara. È un paese medio, piccolo, sul mare, vicino al mare. In Toscana. È già passata mezz'ora. Di solito tengo questa diretta intorno a mezz'ora, quindi se hai domande, se hai ancora domande, falle ora, scrivile nel chat. Se no, per oggi ti saluto. Ci vediamo sul mio sito. Se sei già mio studente, se no, corri a iscriverti a studiare con me. Proverò a fare queste dirette più spesso per dare più valore ai miei abbonamenti, anche perché ho cambiato il prezzo. Voglio dare più cose, voglio dare più cose. Quindi lo farò almeno una volta al mese, forse più spesso. Non ci sono domande. Allora io vado a finire la colazione con questo abbondante mandarino. Grazie della compagnia. Ci vediamo presto. Ciao ciao. La domanda. Elena, una domanda all'ultimo minuto. Elena, fai questa domanda che ho fame. Elena, presto. La domanda. Prego Kelly, Elena ha detto che era una domanda, se è una domanda hai 10 secondi per farla, se no io mangio il mandarino. Elena mi ha scritto che è una domanda, ma non vedo la domanda. Eccolo, chi è il nuovo insegnante che vedi tutti i giorni? Ah, nei video di YouTube. Si chiama Davide. Oh.
ho chiesto anche Davide, un insegnante di italiano, e gli ho chiesto di registrare, creare molti video da pubblicare su YouTube. Ogni video va anche su un post del blog, lezione, comunque sul sito. Così c'è un video e un articolo, un video e un articolo. E non lo faccio io perché non ho tempo, ho troppe cose da fare per il sito, non posso fare tutto io. Quindi li faccio fare a Davide. Tutti i giorni sono molti video già pronti e li pubblico uno al giorno, un video al giorno, tutti i giorni, alla stessa ora, su YouTube. Video di Davide. Piace molto. Oh, grazie. Allora commenta, scrivi, fai domande e Davide risponde. Se non risponde Davide, rispondo io. Ho bisogno di like, di commenti. Elena. Sì. Sono i video di Davide. Molto bravo. Bene. Allora io finisco la colazione. Ciao a tutti. Rosan piace Tinghi in Italia. Ah, bravo. Ciao.